Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale del Blades. Oggi siamo con Nicola Villamagna, come potete vedere membro del team, che ha riportato un ottimo risultato. Terzo al posto. Dove? Al regionale di Roma. In che negozio? Stazione di Roma. Ci dobbiamo mettere un pizzico di pubblicità, adesso possiamo iniziare. Ci vuoi fare un piccolo report? Ah beh, ho beccato, ho chiuso 5-1, e ho beccato 3 ABC, un Metamorphosis, un Paleozoic e un Necros mi sembra. Così. E hai perso con il ragazzo dell'altro rec profile. Sì, esatto, ho perso contro Daniele, no, Danilo. Danilo, perché ho briccato la seconda e la prima ho sbagliato a giocare. Vogliamo iniziare? Sì, certo. 15 Metamorphosis. Standard. Di 4 Metamorphosis Spectre. Laster. Reparto Clifford, 3 Chandrick, Rabbit e 2 Norci, 3 Desire, 2 Painful, 3 Arti, una magia normale, 3 Rapide. Perché 3 Rapide? Perché quando si, perché giocando le pod non, voglio sempre settarne almeno 2 e comunque ci sono sempre meno possibilità di bannare e non avere target per fare gli effetti. Okay. E poi sono molto comode per otticappare quando, cioè se ne peschi una e è una mano buona, riesci a otticappare sempre. Okay. Ma ti rendi conto che sei l'unico, penso, al mondo che riesce a fare top con 3 rapide? Vabbè, avrò una dote speciale, non lo so. Quindi o sei tu fortissimo o sono gli altri che non capiscono un cazzo. Può essere. Tu che dici? Gli altri che non capiscono un cazzo. Va bene, tanti dislike per questa affermazione, ve li concedo. Dopo come trappole una combination e una vanity. Di extra. Due ligalco. Tre mitrilium. Due alchest. Ignister e Magister, Infinity e Nova, Castle, Brexford, Totem e Grand Bulls. E Decide, due palle di Rai, un Lava Golem. Questa è stata una scelta dell'ultimo minuto. Avrei giocato 3 palle di Rai, ma Lava Golem può essere utile verso mazzi che comunque non evocano sempre 3 mostri. Ad esempio contro DDD Lava Golem potrebbe essere molto più utile di palla. Dopo 3 Denko Sec per Paleozoic, 3 Tifoni, Darkhold Rai Jeki e 3 Barrier. Non si può perdere con le barriere, sei d'accordo? Sì, non si può perdere con le barriere. Io ogni volta vado prima le pesco 3. Spada, secondo le pesco 3. Spada, vuoi dire qualcosa? Io sì, non posso dirlo al pubblico, guarda. Vuole dire tante cose ma non mi posso esprimere. Che ne pensi della scelta di giocare 3 rapide? 3 rapide? Ci ha fatto una bella top però con 3 rapide. Perché non hanno pescate 3 per sicuro. Io gioco 3 barriere e pesco 3, capito? Vabbè, è la seconda top che faccio. Guarda, con 3 rapide. Più di una rapida sono d'accordo, 3 rapide è un po' come Guzzon. Però insomma il modo per fare le cose sta. Se ti cappa easy? Sì, ma se ti cappa pure con 2. Ma con la terza però... La terza c'è più possibilità di pescarla. E appunto, peschi e ti capi in quel turno. Ma te la rimbalzi tu su 2 metri, ce la fanno apposta, tu la setti. Sì, ma te la devi settare per il turno dopo. No, tu te la setti. Sì, ma non puoi attivarla. Villa dopo la top scopre come giocare il basso. Questa carta, sai che c'è un effetto figo? Video epico. Targhetti questa, te la devi mai. Ma l'oppo non deve avere un cazzo in casa. L'oppo non c'è mai un cazzo. Sì, ma gli fai maxi, passa. C'hai ragione. Ciao. Bella spada. Vuoi dire qualcosa, qualche ringraziamento, sì, saluti? Ringraziamenti a... ai nostri 2 membri del team, Crocetti e Mario Orgirò, a fa uno pezzo. E gli ringrazio di ricredersi sulle mie... doti. Sulle mie doti di Metal Four Player. Grazie. Un saluto a Sonny. Un saluto a Sonny a caso. Ciao Sonny, bella. Ciao a tutti e al prossimo video. Bella.